Steinbeck diceva che la città è come un animale, possiede un sistema nervoso, una testa, delle spalle, dei piedi. Rincorrendo questa allegoria, potremmo dire che il centro storico di Agrigento ne ricalcherebbe le paure, gli stigmi. Le crepe serpeggianti che carezzano i muri ne rappresenterebbero le rughe sul viso, i sussurri degli abitanti, i pensieri nascosti, le architetture imbrunite, le braccia fragili che non sorreggono più il peso. Il centro storico è molto più di un cuore. Il centro storico rasenta la personificazione di una cultura centrifuga, mentre le abitazioni dell'alta borghesia estendono le proprie radici sui terreni floridi della periferia e i negozi si accorpano in un amalgama figlio del capitalismo commerciale, il centro storico rimane al suo posto, con la sua poesia sepolta in una catasta di frantumi. E tra i calli deteriorati dai secoli si ergono i palazzi in decomposizione, che dall'alto attestano i vezzi di una città che non si guarda alle spalle. È proprio tra quei viottoli enarrati dalle penne dei più abili letterati, o anche solo ammirati dagli occhi di coloro i quali assaporano per un attimo il tepore arabo residuo sulle stamberghe, sorge una fievole scintilla, un bugigattolo ardente che consola gli impercettibili residui di illusioni, dai quali già da bambini, da queste parti, hanno imparato a sottrarsi. Ed eccoci qui, proprio qui tra la stratificazione dei vicoli classici del centro storico sorge quello che è uno spazio che sembrerebbe, a primo avviso, sembrerebbe un tugurio, un ex falegnameria, un ex carbonaio che adesso è adibito come laboratorio culturale di volontari che cercano di smuovere una cultura lontana dai salotti dell'aristocrazia ex borghese. Proprio qui sorge lo spazio Il Funduk, Funduk che in arabo significa hotel o comunque luogo di comunione e luogo di associazione di individui e di incontro. Lei ha scelto di destinare in maniera assolutamente gratuita questo spazio per associazioni culturali, per un incontro, un laboratorio di sviluppo culturale. Guardi, quando io l'ho comprato non sapevo che cosa, la destinazione, però insomma poi ho incontrato i ragazzi dell'associazione Lab Mura che si sono messi, sono dati anche da fare loro e lo metto a disposizione delle associazioni culturali che vogliono fare culture di ragazzi, di giovani che magari non hanno spazi, perché credo che lo considero come un investimento, perché io lo do gratuitamente, però è un investimento a lungo termine, nel senso che già questo edificio, questo locale già mi ha aumentato di valore. Insomma, dobbiamo pure cercare di pensare al futuro dei nostri figli, no? Perché il futuro dei nostri figli è qui in questa città, non vedo perché devono andarsene via. Quindi, e io credo che la rinascita di questo centro storico debba cominciare proprio da qui, dal cuore, da Santa Maria dei Greci. Qui c'è il tempio, qui, ed è anche un legame con la Valle dei Templi, insomma tutti i turisti vengono nella Valle dei Templi, pochi vengono qui, e noi abbiamo tesori nascosti e neanche noi lo sappiamo. La ricchezza di Agrigento, del centro storico, sta nei catoi, sta nei fondaci, che dobbiamo semplicemente ripulire, non è che ci sia tanto lavoro da fare, perché bisogna rispettare al massimo questi ambienti, e sono delicatissimi, e se vanno a finire in mani sbagliate si possono rovinare subito. Tu rappresenti l'associazione Lab Mura, questo è un piccolo gioiello, quasi una trovata anche particolare, perché comunque inserire un contesto estremamente culturale in un luogo di degrado e di abbandono anche amministrativo come il centro storico è particolare. Quando Giovanna Lombardo mi ha fatto vedere per la prima volta il Funduk, ho immediatamente percepito che questo spazio avrebbe potuto essere in qualche modo un luogo simbolico di Agrigento, perché qui dentro si ricompongono insieme un po' il senso del centro e della periferia, che è un po' la caratteristica della nostra città. Ho al contempo riflettuto sulle possibilità, che poi sono divenute possibilità concrete, di realizzare qua dentro un'attività culturale secondo un po' i criteri e parametri che io reputo importanti per un'attività culturale seria in una città come la nostra.
C'è la possibilità di poter produrre una cultura che abbia una natura progressiva e che sia una cultura sostenibile e solidale, e questo è avvenuto qui dentro il Funduc. Insomma, un'attività molto complessa che ha visto la partecipazione di circa 1600 persone qua dentro, quindi posso con una certa ambizione anche dire che credo che sia stata l'attività culturale più importante della città di Agrigento in quest'estate, che soprattutto non è costata pressoché nulla. È stato questo anche un modo per coinvolgere la bottega che è qui vicino al Funduc, che è anche una bottega, un luogo di resistenza civile e culturale. Ecco, è un piccolissimo segnale, ma è importante, perché se si replicasse questa possibilità su molti altri turisti, creando un circuito economico attraverso dei luoghi che vivono di cultura, uno è chiaramente il Funduc, un altro sono le fabbriche chiaramontane, se si creasse questo circuito su 5, 10, 20 luoghi, ecco, i turisti sarebbero in condizione di rimanere ad Agrigento, perché ci sarebbe un'offerta tale che li metterebbe in condizione appunto di poter pensare alla città come un luogo in cui esistono così tanti eventi, così tanti luoghi da poter visitare, che un solo giorno non basta, altrimenti riduciamo tutto alla visita un po' canonica, stereotipata quasi, della Valle dei Templi, che ha finito per escludere il centro storico, che invece è l'anima della città ed è uno dei luoghi da quali sicuramente dobbiamo ripartire. Il Funduc è un dormitorio spoglio, schiarito dal coche del tempo e riaperto alle brezze delle notti siciliane. Fuori dal portone bruno, generazioni di dimoranti osservano con discrezione quello stabile, forse troppo pretenzioso, forse una chimera effimera che non intende piegarsi all'avventura del centro. Ma a poco anche quegli sguardi traditi si sono stretti attorno a quel portico che apre a qualcosa di nuovo, che ricorda che da quelle parti è nato tutto. E lì, sempre da quelle parti, tutto può ripartire.